Mi trovo a Taranto in Viale Virgilio. Qui lo scorso ottobre furono fatti dei lavori da parte di Acquedotto Pugliese, aprirono lavori di scasso del manto stradale e si limitarono a mettere una linguetta proprio di asfalto, una linguetta che peraltro messa, lasciamo perdere come, sta letteralmente sprofondando. All'epoca alzai la voce e l'allora assessore ai lavori pubblici Mattia Giorno ebbe a dire: ma questo è solo un asfalto provvisorio, state tranquilli, entro 6 mesi verrà messo l'asfalto definitivo. Ascoltiamo quello stralcio delle dichiarazioni che Mattia Giorno mi rese telefonicamente. Si chiama asfalto temporaneo perché dopo gli scavi, tendenzialmente quando si colma, a distanza di poche settimane lo scavo sprofonda ancora, si fa la ricolmatura e si fa la... Sì, ma tantissime zone... Ovviamente è un temporaneo e come tutti i temporanei è provvisorio. Verrà fatta la fase di attestamento, Acquedotto Pugliese, Acquedotto di Puglia interverrà verificando tutto l'asfalto nel pezzo che è stato rotto, ovviamente con una fascia più ampia, e ricolmerà l'asfalto. Ecco, questa è un'amministrazione che non si fa rispettare, che viene, lo dico metaforicamente, sputata in faccia dalle ditte che eseguono i lavori sulle nostre strade. Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto. Sono passati 10 mesi, fra poco arriviamo a settembre. Ma ti aggiorno, le tue chiacchiere sono parecchie. Caro assessore ai lavori pubblici Ciraci, ora sei tu il detentore della delega ai lavori pubblici. Quando prenderete tu e Melucci per le orecchie Acquedotto Pugliese e direte: Acquedotto Pugliese, muoviti, muoviti, dovete ripristinare il manto stradale e deve essere fatto secondo la misura prevista dalla legge, non la semplice linguetta, non la semplice, il semplice tratto, diciamo, di strada che è stato rotto, ma deve essere rifatto, ripristinato il manto stradale nella misura dei 2/3. E mi rivolgo anche a te, Lucio Lonoce. Tu sei un collega consigliere comunale e sei un consigliere di amministrazione, fai parte del CDA di Acquedotto Pugliese. Allora chiama i signori di Acquedotto Pugliese che stanno pure da queste parti e dite: signori, muovete il culetto dalla sedia, muovetelo, chiamate la ditta e fate fare i lavori. Perché in questa città ormai questa è diventata una terra di nessuno, una terra in cui le ditte che operano per conto degli enti pubblici o privati fanno letteralmente i cazzi propri, fanno i cazzi propri perché l'amministrazione comunale non controlla le ditte. E questa di Viale Virgilio è la prova provata di quanto sto asserendo. Guardate qui, guardate. Uno scempio, tutto Viale Virgilio, dall'inizio alla fine. È stata squarciata Viale Virgilio e nessuno più è intervenuto. Io aspetto, voglio proprio vedere, caro sindaco, caro Mattia Giorno, caro Mimmo Ciraci e caro Lucio Lonoce.